Canavei. 10 gradi. 10 gradi. Freschino, ma tempo top. Non c'è una nuvola. Non c'è una nuvola. Vedremo. 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 Ciao. Partenza. Freddo becco. Buongiorno. Si inizia. Eccoci. Ecco, inizia un'altra bellissima avventura. Spettacolo, come l'anno scorso. Giornata, la mattinata è croccante. Molto croccante. Però danno giornate molto calde, quindi imbocco della Val d'Uro. Bellissimo giro oggi, cioè. Vista poi la giornata. E adesso ci aspetta un bel giro di 52 km e più o meno sopra i 2000 metri. Val di Fassa. Qua inizia la dura Val d'Uro. Inizia la salita. Dimenticato il fresco di prima. Già un lontano ricordo. È già un lontano ricordo di 100 miglia. Eh sì. Un bel pezzettino al 22%. Giusto per gradire. E dopo aver visto i cappettieri e madone, ecco qua, un po' spiana. Ragazzi, che pacchetta. Come ho detto, non spiana. Rifugio Micheluzzi. Siamo già a 1860. Salve. Ciao. Benvenuti nella Val d'Uro. Sì, benvenuti proprio. Obbligatorio venirci almeno una volta qua, eh. Di fronte a noi là, le Alpi di Tiras, dove siamo diretti come prima tappa. Uno spettacolo per gli occhi. Guarda che roba, guarda che roba! Che bellina! Non so se si sentono, ma ci sono le marmotte. E qua è sul piede sul sasso. Ah già,
È vero! Ciao marmotta! Provo a farla, vediamo se riesco a zoomare abbastanza, guarda. Arde, vai! Ci saluta! Urca! Che corna che hanno queste mucche! Con gli zoccoli al fresco! Che bella! Ecco che questo ben corna. Arde! Tutte! Spettacolo per gli occhi, medicina per il cuore. Esatto. Sembra tutto finto. E invece no. È la bellezza della Val d'Uron. Non ho parole. Sarebbe da tenere la videocamera accesa per tutto il tragitto. Al cospetto queste grandiose montagne qua, bellissime. Bene, là in fondo si scorge l'inizio della salita che ci porterà al rifugio Tires. Prima il passo duro. Comunque, due nomi, due garanzie, E si inizia a soffrire. Catrega. A tratti, il fondo un po' ghiaioso, morbido e mosso. Eccolo qua, tipo sabbie mobili. E di qua si apre la valle. Wow. Wow! Guarda che roba! Ma proprio guarda che roba! E si sale anche in fretta. Molto in fretta. E adesso il cementone finale che porta il passo. Cementone. Uno degli N per arrivare su il Tires. A destra il passo Duron e giù verso l'Alpe di Siusi, invece a sinistra là in cima sotto quelle vette c'è l'Alpe di Tires, dove andremo adesso. Poi si tornerà indietro e si scenderà comunque alle Alpe di Siusi. Facciamo una divagazione che merita. Eccoci
passo durò 2204. Andiamo a vedere il paesaggio. Comunque poi lo vedremo meglio. Si scenderà giù di qua. Wow! Più wow! E avanti per l'Alpe di Tires. Questa, ragazzi, è un boccone allucinante. Raga, dove andremo dopo? Adesso mi è appena passato da rampotto, è bello da venire, tratto cementato, dritto, bello bluissimo, perché non è solo blu, è di un blu più blu non si può. Ecco, 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 ecco. Maria Bergo, guarda che roba, guarda che roba. Effetto vertical. Porca loca. Un chilometro e mezzo di pura paura. Questa fa venire male solo a guardarla. Signore. 25%. Prima tranche andata. Adesso c'è la seconda. Eccolo. Inconfondibile tetto rosso. Catinaccio, eccolo, Alpe di Tires, fantastico, wow, tu più wow, ora stai alpina. Spettacolare. Meraviglioso. Salutiamo il rifugio Alpe di Tires anche per quest'anno. Ciao, ciao. Sì. E adesso giù di qua. Ha. Questo qua giù, 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 giù per un bel po'.
Benvenuti nell'Alpe di Siusi. Passo duro. Ah, l'Alpe di Siusi, che bella. Guarda che roba, guarda che roba. È bello il giro dei 5 rifugi, però l'altra volta siamo scesi giù a valle, abbiamo passato via Ruscello e poi abbiamo iniziato a salire. Rifugio Molinò. Dovremmo andare su quella malga là, per la cronaca. Sì. Guarda sta panchina dov'è? Completata. Mamma mia. Cioè, Tonelli è una roba. Non ho più parole per dire quanto bello è questo posto. Sapete, doc.
Adesso, dopo essere scesi giù a valle, si torna su dall'altra parte, dove c'è il rifugio che ci aspetta per mangiarci un bel tagliere, visto che la fame comincia a farsi sentire. Ti trovi? Siamo collegati. Siamo collegati al giro dell'altra volta. Si sale, si sale. Ora un chilometro e mezzo. Comunque 25 gradi per essere a 2000 metri di quota è abbastanza. Ecco lì, si intravede la chiesetta dove arriveremo. Eccoci, Zallinger. Un po' di gente, poca poca. Cosa che dicevi te, Antonella? Avevamo così tanta fame che non abbiamo neanche ripreso i piatti. Erano delle robe spaziali. Questo è quello che è rimasto. Il crane comunque tosto, fa venire le lacrime. Va, Oscar? Sì. Partenza da questo bellissimo posto. Come eravamo esattamente dall'altra parte, infatti. Bosco. Corci, mamma. Adesso la faccio. Guarda che roba, guarda che roba. Ed ecco qua l'inizio dell'avvicinamento al Passo Sel. Ciccio, però bisogna dire che ripartire dopo aver mangiato si fa una fatica feroce. Aiuto. Va bene,
pedaliamo, che qua il Garmin ti dà tutto rosso, viola. Pronti via. Rampe interessanti anche queste. Guarda il cospetto di cosa siamo adesso, guarda. Una giornata così, essere davanti a queste montagne, superlativo. E qua, signore e signori, si cambia vista ancora. Il gruppo del Sella lì davanti, non male, non male, non male. Wow. E là c'è il rifugio Comici. Là c'è il Comici. Ah, quello è il Comici. Là vedi la casetta bianca. Il prato qua sotto è quello che abbiamo fatto in su l'anno scorso, sbagliando. Adesso qua si scende giù, lì dove c'è il prato. Sì. E poi si sale, la pista è... Ah, ok, quindi la pista c'è. Sempre. Questo. Mamma mia! Cioè... È una roba incredibile, Antonelle! Incredibile! Eh? Che montagne! Questo qua, arrampicata al rifugio Comici. Questo qua, micidiale. Del resto si risale la pista da sci, fate voi.
Dai che siamo quasi Antu. Dindo, dindo. Puretta tutto il giorno con quella campana. Mucche. Tutte in fila. Qua siamo quasi rifugio comici. Rifugio comici. Yeah. Deve accendersi. Yes. C'è un po' di gente. Davanti a noi la marmorada. Qua siamo nella famosa città dei sassi. La città dei sassi. Eccola qua. In effetti sono tutti sassi. Se si chiama città di sassi sarà un perché. Quasi in cima al passo Sella. E qua, signori, signori, panchina. Oh là! E guarda che roba, guarda che roba! La marmoleada lì. E noi qui. E adesso via di in giù verso Canavei. Di sotto Canavei.
qua sopra tanta roba. Wow! Così si fa. Terminato anche questo single track e ora giù verso Canasei. Insieme al giro dei 5 rifugi che abbiamo fatto qualche giorno fa, questo è veramente fantastico. Un must. Vabbè, finito il giro, wow! Fine. Finito. Bello. Basta. 2250 passa chilometri. Non male. Tanta roba. Giornata top. Bellissime. Ciao.